Sì, dopo gli ultimi avvenimenti che sono, diciamo, l'ultimo passaggio però di un processo che è maturato in diversi mesi. Cioè, ci sono altre cose che nel tempo in qualche modo ho sopportato, che vedevo all'interno del movimento, che ho segnalato e che secondo me non vanno bene, che potevano essere cambiate, che dovevano essere cambiate. Poi è arrivata quest'ultima vicenda che è stata un po' la spinta definitiva verso anche un segnale molto forte che il movimento deve cambiare rotta, deve prendere gli altri binari. Rimane un progetto molto importante, rimane un'alternativa forse l'unica ancora valida in Italia, ma in questo modo rischia veramente una caduta molto pesante. Che cosa abbiamo preso, cosa sta succedendo adesso? Ci sono cose lampanti, ad esempio un movimento che doveva essere il più possibile orizzontale, che adesso ha un vertice che decide, che molto spesso non si sa neanche bene chi sia, a parte le due, ovviamente le due figure più importanti note a tutti. Facciamo votazioni online spacciandole per democrazia diretta, ma quella non è democrazia, nel senso che vengono prese delle decisioni e viene detto agli iscritti: votate sì o no, non potete entrare nel merito, semplicemente un sì o un no, tra l'altro accompagnate con dei post di Beppe Grillo che spingono verso un voto preciso, quindi in realtà è soltanto la ratifica di una decisione che qualcuno ha preso in una stanza chiusa. Non c'è in realtà al momento nessun progetto politico. Io lavoro in Commissione Ambiente, lavoro in Commissione Pesca, mi sono sempre occupato di quelle tematiche. Nei Verdi posso andare avanti con il mio lavoro, proseguire con la mia azione politica. Io mi sono sempre definito un tecnico e non un politico, lì posso fare quello che stavo facendo comunque anche prima nelle stesse commissioni e lavorando con colleghi con cui già lavoravo in accordo pieno all'interno delle mie commissioni. Non lo so, io aspetto per vedere se ci sono delle mosse particolari. Non è un vero contratto, è un foglio di carta con una firma, però c'è una firma, questo ovviamente va detto. Mi è stato detto da legali che il valore di questi contratti è praticamente nullo e sono anche contro la Costituzione. Se veramente ci sarà una richiesta di questo tipo, vedremo di tutelarci dal punto di vista legale.